Benvenuti bambini, siamo a Kickstar, la nuova sede di Musicalmente a Brescia, in un'antica cascina del 1440. Come tutte le cascine antiche, nasconde dei segreti, così segreti che abbiamo dovuto aspettare questa notte magica per poter raccontarveli. Siete pronti? Questa notte è la notte del 31 ottobre, il capodanno celtico, la notte delle ombre. Durante questa notte, nell'antichità, i nostri contadini temevano fortemente che potessero arrivare i diavoli a disturbare la terra, perché da oggi madre terra natura va a coricarsi, a riposare e a tenere nascosti i suoi germogli fino alla luna di marzo, che li vedrà rinascere rigogliosi. Per paura che demoni e diavolacci potessero dare fastidio a Madre Terra, nell'antichità, durante la notte del 31 di ottobre, i contadini chiamavano i druidi, gli antichi maghi, e anche loro stessi si travestivano per andare nelle campagne e far paura ad eventuali mostri per proteggere la propria terra. Ed è per questo che ancora oggi, nella notte del 31 ottobre, tanti bambini hanno voglia di travestirsi da diavoli e streghe per scacciare la paura. Solo questo c'è dietro questo travestimento: la voglia di cacciare i diavoli che a volte arrivano nelle camerette nella notte. Quelle paure che ogni tanto arrivano improvvisamente e che solo facendo finta di essere mostruosamente cattivi si riesce a rimandare. E dunque, questa sera noi vi racconteremo una storia scaccia diavoli e vi suoneremo qualcosa che aiuta nell'emozione a mandar via la paura. Siete pronti? Per farlo dovete essere molto coraggiosi, molto coraggiosi, molto coraggiosi. Lo siete? Vi auguro di sì, perché se non lo sarete, vi verrà davvero una paura folle. E quindi io adesso chiamo il fantasma evanescente della luce, colei che porta la luce in questa notte di buio e di ombre, perché noi si possa essere protetti e si possa stare sereni ad ascoltare la nostra fiaba. Voi sicuramente sarete già travestiti da vampiri, diavoli, zombie, mummie, ma vi manca una cosa, quella che ora arriverà, e cioè una luce. Prendete una candela per essere sicuri che la storia non inizi prima che voi abbiate una luce accanto. Io chiamerò la mia orchestra, un'orchestra mostruosa, guardateli lì, li vedete? Questa orchestra è formata da Gegè, il fantasma che non c'è, poi Fabius, lo stregone Badius, e Zannana, la strega babbana. E Semossia, la strega che angoscia. Maura, la strega della paura. E per finire, Proferrimum, il mago Eccessimum. Vieni a noi, luce, a proteggerci, e voi accendete la nostra candela. Thank you.
Avete acceso la vostra candela? La luce è con voi? Allora non abbiate paura. Siete pronti a ascoltare la nostra storia? Attenzione perché alla fine avrete una prova di coraggio. E quindi, forza, aguzzate le orecchie prima che vi diventino punta. Chiamiamo Simona la strega cappellona. E quindi, che ne dite se vi racconto una storia? Di solito i bambini non riescono a dormire quando gliela racconto. Facciamo un patto? Sì. Se anche per voi questa storia è abbastanza paurosa, mi lascerete continuare a raccontare altre storie ai bambini. Non solo di paura, ma anche di avventure, di cavalieri, damigelle, alberi parlanti, folletti musicisti e bambine coraggiose. Che ne pensate? La piccola Matilde si stava preparando per andare a dormire e aveva indossato il pigiamino che le piaceva di più, quello con i musetti di gatto. Questo gatto? No, no, non questo gatto, i gatti sul pigiamino. Nel suo caldo e morbido lettino aspettava di chiudere gli occhi, ma come sempre suo fratello Giange, molto più grande di lei, le raccontava che nel suo letto, sotto il suo letto, c'era un paese abitato da mostri terribili e che se svegliavano potevano fare cose terribili ai bambini. Non è vero, diceva Matilde, cercava la mamma. Ho sete, diceva Matilde la prima volta. Ho freddo, mamma. Mi è caduto l'orsacchiotto e così via. La mamma veniva, la tranquillizzava, ma appena la mamma usciva dalla cameretta, Giange ricominciava. Sotto il letto abitano i giratigri, iniziava Giange. E cosa sono? Ah, sono gattacci a righe, quando si arrabbiano girano la testa al contrario e hanno i denti a sciabola. Matilde si rannicchiava di più ancora sotto le coperte. E hai mai sentito parlare dei dragonti? No, no, non voglio nemmeno saperlo. Sono degli enormi draghi viola con un naso aspirante più potente dell'aspirapolvere della mamma e quando aiutano bambini. Basta, basta adesso! E sai cosa possono farti i pappaloni? Cosa fanno? Con la loro criniera possono sollevarsi ed è così lunga che quando prendono un bambino lo stringono, lo pappano direttamente con pigiama e orsetto. Oh no, no! Matilde era ormai con le lacrime agli occhi. Sperava solo di non far rumore, di non svegliare gli abitanti del paese del suo letto di sotto. Stringeva Pongo e chiudeva forte gli occhi, ma niente. Giratigri, dragonti, pappaloni e chissà quali altre creature si muovevano sotto il suo letto. Giange era molto più simpatico quando giocava con lei, ma adesso no. Matilde lo sentiva ridacchiare, non osava nemmeno più chiamare la mamma. La faceva arrabbiare così tanto, ma così tanto, che una notte Giangi le stava raccontando di altri abitanti del paese del suo letto di sotto quando si sentì un fruscio
Poi un grugnito. Poi dei passi svelti. Ma però provenivano dal letto di Giangi. Li senti anche tu, Matilde? Sì, sì, li sento. Mi sembra che arrivino da sotto il tuo letto. E cos'è? Giangi non aveva più la stessa voce di prima. E la piccola lampada a forma di luna che lasciavano sempre accesa durante la notte illuminava il viso di Giangi, che ora era diventato un po' rosso. Ma la stessa luce illuminava anche il letto di Giangi e Matilde riusciva a vedere sotto il letto di Giangi. Aveva visto una cosa incredibile, ma non la voleva proprio raccontare. Giangi, non è che gli abitanti del paese del mio letto di sotto si sono trasferiti sotto il tuo? No! No, non credo! Giangi cominciava a piangere. Forse che i lucorni ti abbiano annusato? O gli ipposerpi vogliono strisciare sulle tue coperte? E cosa sono gli ipposerpi? Oh, niente, niente. Sono dei serpenti giganteschi che un bambino non gli basta nemmeno come stuzzichino. Oppure gli enacalli, che aspettano quando i bambini chiudono gli occhi per mangiarseli, ridendo. Matilde cominciava a divertirsi, Giangi no. E in un istante Matilde vide un'ombra saltare sul suo letto, spostare Pongo e stringerla forte. Ma non erano gli abitanti del suo letto di sotto. Era Giangi. Scusami, Matilde, io stanotte è meglio se sto qui con te. Va bene, Giangi. E dai, scusami. Scusami anche per prima. Non importa, non importa. Per stanotte dormi pure nel mio lettino. Domani ti passerà. Ma tu, Matilde, non hai più paura? Un po' sì, ancora. Ma sai, l'altra notte mi sono proprio arrabbiata e ho cacciato via tutti gli abitanti del mio letto di sotto. E allora dici che sono venuti sotto il mio? Beh, non so. Forse, sì. Buonanotte, Giangi. E Matilde chiuse gli occhi pensando che Billo il gatto aveva trovato il suo gioco preferito, stranamente, proprio sotto il letto di Giangi. E Billo il gatto assomigliava proprio ad uno strano abitante dei letti di sotto. Bambini, avete sentito? Ma che mostri! Un tenero gattino proprio come questo! Poveri mostri! Ora, avete ancora la vostra candela? Se avete avuto coraggio e siete stati capaci di resistere fino a qui, allora non ci rimane che fare l'ultima prova del coraggio. Che la luce sia con voi, la luce vi proteggerà sempre. Quando si ha paura, basta accendere la luce e guardare sotto il letto e si troverà
il motivo di tanta paura. Non abbiate paura e abbiate la luce dentro di voi. Adesso dobbiamo fare insieme la prova del coraggio. Dalla vostra cameretta o stanza dove siete, dovete riuscire a spegnere questa candela. E quindi io conterò fino a tre, aiutata dalla mia orchestra. Vedete, Maura, la strega della paura, sta suonando il gong. Zannana, la strega bambana, suona il tamburo sciamano. Proferribum, il cajon. Il basso è suonato da Gegè, il fantasma che non c'è. Già, e la chitarra è suonata da Fabius, il mago Badius. E completa la nostra prova del coraggio Essemossia, la strega che ammussia. Insieme, conto fino a tre, voi dovrete soffiare verso questa candela nera. E se la candela si spegnerà, vorrà dire che Madre Terra è salva e fino a marzo potrà dormire senza paura, per poi germogliare con la primavera. Siete pronti, amici miei? Coraggio ancora una volta. Diamo al tre un bel soffio forte. Siete pronti? 3, 2, 1 e... Ce l'abbiamo fatta! La luce è spenta. Madre Terra può dormire e voi con lei. Buonanotte a tutti e ci vediamo in giro. Ciao ciao.